tutti e bentornati sul canale. Nuovo video haul e oggi vi mostro quello che ho comprato da Calzedonia, o meglio dall'outlet di Calzedonia Intimissimate Zenis. Svuoto la busta e vi faccio vedere che cosa ho comprato. Premessa, sono ovviamente tutti i costumi da bagno. In questo momento l'outlet qui a Bari ha una serie di costumi da bagno tutti al 50% sul saldo. Infatti li ho pagati quelli di Calzedonia, marchiati Calzedonia, 2,50 €, mentre quelli marchiati Tezennis 1,50 € il pezzo. Ho preso uno slip nero classico, sempre marchiato Calzedonia, Kobei Calzedonia, poi un pezzo di sopra, un reggiseno, con sempre a fascia, con le bretelline laterali, e questo è marchiato Calzedonia. Un altro pezzo di sopra è una fascia classica, questa che non è con l'aggancio ma è con il fiocchetto, è un nastrino e ha la possibilità sia il nastrino che la possibilità di essere indossata a fascia classica. Il nastrino serve per creare il fiocchetto al centro. Poi ho preso uno slip nero e rosa shocking e rosa Barbie, e infine un completo che non è un completo perché l'ho abbinato io, uno slip colorato con abbinato questo pezzo di sopra, che è la coppa rigida, un triangolo con coppa rigida, tutta tempestata da strass con colori che vanno dal più chiaro al più scuro, quindi con effetto degradé. Il suo prezzo originale è di 40 €. Io l'ho pagato solo 2,50 €. È vero che lo sto comprando a fine di questa estate, ma ovviamente lo potrò utilizzare nell'estate prossima. Con l'abbronzatura sta da Dio, sta benissimo. Nel mio Calzedonia non possono mancare i collant e i calzini. Partiamo da Lycra, mano morbida, soft touch, che ho pagato 2,50 €, è una terza, una taglia M, 100 denari. Infatti è molto spesso come calzino, diciamo, come calza è molto spessa. Poi stessa identica calza, però in versione, questa era in nera, in versione grigia, e stesso mano morbida, sempre Lycra, soft touch. E poi sempre Tezennis, sempre a 2,50 €, è una media castano melange, è ovviamente una calza coprente. È un po' più leggera rispetto alla 100 denari, ma va bene lo stesso. E poi ci sono i calzini. Questi li avevo già provati l'anno scorso e questi sono neri. Quelli che ho preso l'anno scorso invece sono argentati. Hanno questi brillantini che, diciamo, sono carini, con una scarpa bassa e si vede soltanto un pezzettino. E questi li ho pagati 1,50 €, mentre l'anno scorso li ho pagati a prezzo pieno e non ricordo però qual era il prezzo originario. E vediamo se c'è scritto qui da qualche parte. Sono taglie uniche. No, non c'è scritto. Vabbè, comunque forse costavano 5 € o 3 €, non ricordo. E poi ho preso una one size della collezione uomo perché mi è piaciuta la trama del calzino. Ci sono dei rombi e hanno poi il bordino azzurrino, celestino. Appunto, come dicevo, è una one size collezione uomo e sono in viscosa, 75% viscosa, e anche queste le ho pagate 1,50 €. Il mio video termina qui, spero che vi sia piaciuto e vi lascio all'interno dell'info box tutti i link ai miei canali social. Se non siete iscritti, iscrivetevi così non perderete nessuna delle cose che posto. Ciao e alla prossima!
Ciao a tutti e bentornati sul canale. Questa è la prima video ricetta che vi propongo dopo il rientro dalle ferie. Questa video ricetta in realtà è un mini tutorial per realizzare le cipolle caramellate.